Noto principalmente per le sue illustrazioni di libri erotici, Franz von Bayros illustrò molte opere letterarie, tra cui spicca la Divina Commedia. L'artista austriaco nacque presso Zagabria nel 1886 e morì a Vienna nel 1924, sviluppando un linguaggio neo-rococò ricco di particolari ornamentali che trae molti spunti dalle opere di Klimt. Dalla secessione viennese, von Bayros trae la poetica incentrata sul binomio amore e morte, da cui deriva un erotismo singolare, dai toni spesso drammatici. L'illustrazione del poema dantesco, che viene realizzata a Vienna nel 1921, si distingue per l'interpretazione originale e sensuale. Le tavole, tutte a colori, sono arricchite da una cornice decorativa a rilievo tipica dello stile Liberty. Nella cornice, che assume spesso forma architettonica, sono inscritti i versi illustrati. L'adesione al contenuto narrativo dantesco non è sempre stretta. A volte, le scene narrate da Dante sono ben riconoscibili, come l'episodio dei centauri o quello delle anime nobili del limbo. Altre volte, l'interpretazione del testo dantesco è libera e von Bayros si spinge in allegorie che cercano di rappresentare l'ideologia o il sentimento poetico di Dante. È un approccio tipicamente moderno, che oltrepassa il senso principale del discorso alla ricerca di altri significati, meno diretti e più aperti alle interpretazioni del lettore. In questo modo, von Bayros illustra Dante in uno stile pienamente novecentesco, esplorando il territorio in cui la poesia sconfina nell'inconscio. Spesso non sono le descrizioni, ma le metafore ad essere rappresentate, come nel caso delle anime che, numerose come foglie d'autunno, si radunano presso la spiaggia di Caronte. Gli stessi personaggi dell'immaginario dantesco, come il mostro volante Gerione, non appaiono nella forma classica a cui l'iconografia tradizionale ci aveva abituato trascrivendo in immagini le descrizioni dantesche, ma sono reinterpretate al punto da essere spesso irriconoscibili. Von Bayros ama uscire dall'oltretomba e rappresentare episodi e scene che ci rimandano al mondo reale. Il segno pittorico è vigoroso, libero, e a volte domina sulla figurazione, occupando vaste aree della tavola. Il contrasto chiaroscurale è acceso e viene utilizzato per evidenziare gli elementi figurativi di maggiore rilievo. Nel suo insieme, l'illustrazione della Divina Commedia ad opera di von Bayros, come altre realizzate da artisti del Novecento, si distacca dalla tradizione figurativa. Il disegno compie un percorso autonomo, andando alla deriva del significato letterale per scoprirne retroscena simbolici dal sapore surrealista.